Siamo nella cucina della signora Michelina che si è offerta gentilmente di prestarsi a questa intervista sul suo rapporto con la cucina e sulla dimostrazione pratica di un piatto tipico di Sant'Arcangelo. Buonasera, signora. Buonasera. Beh, Ti sei alzata presto per cucinare stamattina? stamattina mi sono alzata alle 6 come tutte le mattine, perché io mi alzo presto la mattina. Tutte le mattine si alza presto. Sì, immancabilmente tutte le mattine, solo qualche volta che non sta andando bene. E quindi com'è una domenica, quindi che si presta a cucinare per la famiglia? E la domenica poi naturalmente, essendo che sto in casa, mi prendo più tempo, mi alzo sempre presto verso le 6, la prima cosa faccio il caffè e lo prendo. E dopo, quando è verso le 8, mi metto ai fornelli e cucino. Ma io la domenica preferibilmente faccio sempre pasta di casa. La pasta del negozio non la faccio mai la domenica. E mi metto a cucinare, allora passa parecchio tempo. Quindi tutta la La mattinata. mattinata se ne va ai fornelli. Anche se vado in campagna, che io il giorno sto pure in campagna, trovo sempre il tempo di stare ai fornelli in campagna. Cosa prepara oltre la pasta in casa? Ma oltre alla pasta in gas, se sono in campagna faccio la carne arrostita sulla brace, perché qua a casa non la posso fare perché non ho il camino. Allora faccio la carne arrostita, poi faccio le teglie di carne e patate, faccio il roast beef, tante altre cose. E il sugo? E io il sugo lo faccio con la carne, o faccio vitello e maiale tagliato a pezzette. E faccio il ragù, no, io non parlo del ragù alla bolognese, quello con il tritato, perché da noi il sugo lo chiamiamo ragù. Poi Capito. ogni paese c'è un'usanza. E lo faccio o con vitello e maiale oppure con il castrato, carne castrata caprino, no pecorino, perché quello pecorino non mi piace che si senta l'odore della pecora. Invece quello caprino è meglio e uso preferibilmente la carne del collo, che è il miglior pezzo dell'animale. È saporito ed è buono. Quindi la domenica mattina dedica più tempo alla Sì, cucina. Durante sì. la settimana? Durante le settimane lo dedico il tempo, ma non tanto perché io poi lavoro. E la sera quando rientro a casa preparo da mangiare. Va bene, per cucinare è andata a fare la spesa? Qualche volta ci vado naturalmente, ma non è che faccio spese di chissà che cosa, ad esempio la carne, io non la compro quasi mai, ai supermercati non ci vado mai a comprare la E carne. dove la compra? Io prendo la roba paesana, una mia persona di fiducia che ha una masseria, è un pastore, io lo chiamo un pastorello amico. E là vado a prendere l'agnello, il capretto, me lo prendo, me lo ammazzo e me la porto a casa la carne. Quindi per Come? la carne in masseria. E Sì, sempre da private, da persone private di fiducia. Per per gli altri alimenti? gli altri alimenti io al negozio, ai supermercati che devo comprare la carne e la pasta, voglio dire. Prendo la farina, che qua non c'è un mulino e la devo trovare per forza ai supermercati. Al supermercato di E la fiducia. Crash, qual è il mio supermercato di fiducia? Che ce l'ho a 4 passi da casa mia e sono persone gentili, la roba è fresca e genuina e buona. E trovo gentilezze, cortesie, c'è tutto da questi ragazzi. Ma non per scherzo, lo dico veramente sta E cosa. per quanto riguarda verdure, Quelle ortaggi, sono tutte di mia proprietà, produzione quindi propria, fresca, dal produttore al consumatore, automaticamente.
Quindi lei ha un orto. Sì, ho la campagna e pianta la roba. E che fa più di artigianale di suo? Di mio, che devo dire? Io faccio il vino, l'olio, i pomodori nelle bottiglie, La salsa. cioè salsa. Ad esempio, pianto pure le ciliegine, quei pomodorini piccoli, le metto dentro le bottiglie, quelle con il tappo largo, e poi ci metto la salsa insieme e li bollisco. Se devo fare gli spaghetti, li faccio con i pomodorini e vengono buoni. Quindi fa diverse cose di sua Sì, il produzione. basilico non lo metto nelle bottiglie, che non mi piace. Allora, No. lo lavo, lo asciugo e poi lo metto dentro al congelatore. Quando faccio il succo, lo prendo e ce lo metto Direttamente. direttamente. Poi di produzione sua c'è qualcos'altro? E ci sono le patate, ci sono la frutta. Quindi sembra a livello di Sì, ortaggi, ma verdure. c'è tutto, c'è tutto. Ad esempio già stanno facendo le fave. E i piselli. Che di stagione. Anche lei, come tante altre persone, come si usa a gennaio, ammazzare il famoso porco, lo fa Sì, anche lo lei? faccio, sì, vado sempre in masseria a prendere il maiale. Quest'anno ne ho fatto due. Uno l'ho fatto 15 giorni fa. Quindi Bello fresco, fresco. diciamo un po' fuori tempo, perché di solito si fa a Sì, e gennaio. un altro l'ho fatto la fine di dicembre. Perché a gennaio mi era impossibile che mia figlia doveva partorire e non sapevo quando. Giustamente. Allora ho anticipato un pochino. E adesso ne ho fatto un altro. E poi con i maiali, cosa, i prodotti tipici che si fa col maiale in questa zona? Che faccio io? Ma ve lo dico subito. I prodotti tipici di questa zona. E anche andare. Che si prende? Orecchie, coda e un osso do porco. E si mette sotto sale. Dentro a un vaso di creta e poi ci va un beso sopra. E qua li anche andare. Quando è durante l'estate che uno vuol fare la verdura dei cavoli, la caccia sta in andarete, la fa stare dentro l'acqua perché è salata e deve prima togliersi tutto quel sale, se no non è buona a mangiare, si cuoce e si fa il bollito, fa in andarete. E la verdura si fa cavoli, sto bollito, poi ci metto un po' di pepe e formaggio pecorino, da andarete. Poi, devo dire la verità, io il formaggio pecorino lo uso molto. Dove lo Sia prende il formaggio pecorino? sempre da uno di Moliterno che è privato. Quindi sempre uso artigianale, Sì, non sempre uno di. No, supermercati. no, no, i supermercati. Al supermercato compro solo o la grana padano o il parmigiano. Che E stop. giustamente qua non si Ah, fa. no, e viene dall'Emilia Romagna, là. Se lo Tornando fa. quindi al maiale, cosa fa più col maiale? Cosa faccio più del maiale? Faccio le soppressate, salsiccia, usanguinacci, usanguinaccio faccio, poi, aspetta, fammi ricordare che faccio angandarete, faccio la gelatina, il guanciale del maiale, la pancetta arrotolata, che adesso la devo mettere sotto vuoto perché ho visto che è matura appunto stamattina, sono andata in campagna e ho visto che la posso conservare sotto vuoto Per per mantenersi, per mantenersi, sì, se la metto sotto vuoto conservarla faccio tanti pezzi e poi si consuma durante man mano. l'anno. Sì, poi faccio l'ombo del maiale, o famoso capicollo che diciamo noi, li chiamiamo capicollo. Capicollo. Ah, e quell'ombo, quello pure faccio. Poi ho braciole di cotica, di carne, ho fritole che faccio la stracciata, cioè la pizza, diciamo così, perché la stracciata non la capiscono. E faccio l'impasto del pane e poi quando è cresciuto ci faccio a
sta pizza. E ci metto ho fritto, bello pulito, ci metto un pepe, ci metto un poco di sugno e formaggio, la rotolo e poi la stendo di nuovo e diventa proprio a sfoglia. Ed è buonissimo. A me mi piace, poi a chi non gli piace, pazienza. Piace pure a mio marito, devo dire la verità. Quindi, conclusione, molti dei suoi prodotti che consuma sono di uso artigianale, Sì, invece sì. per quanto riguarda carne e formaggi li acquista la Sì, massa. sì, E perché proprio decide di acquistarli lì e non tipo al supermercato? Perché là vedo che la roba è genuina. Prima cosa devo aspettare la sera quando il pastore rientra dal pascolo e mi ammazza l'animale. Ma al supermercato che ne so io da dove viene sta carne e che carne mi mangio? Quindi per una questione di fiducia. Fiducia, sì, è questione di fiducia e di genuinità. Perché poi a casa mia ci sono sempre i miei nipoti. Lasciamo perdere i miei figli che sono grandi. Io ho quattro nipotini e l'ultimo arrivato è il quinto, ma è piccolo e non mangia. Ma devo dare la roba buona ai bambini. Io pure le uova prendo le uova paesane Quindi della per nostra roba vita. buona intende di coltivazione Sì, propria. roba genuina. Proprio la coltivazione proprio, produzione proprio, devo dire la verità. Galline che si allevano a terra così, non che stanno chiuse e fanno le uova dentro le gabbie, no. Quindi sa Io, come sono stati allevati. sì, io sono andata a rendermi conto di persone e ho visto che le galline erano nell'aia e beccavano per terra. La massa gli davo i pugni del grano, glielo buttavo e le galline andavano a beccare. E per questo, anche se la pago di più, non mi interessa. Quando fa la spesa, compra volta per volta, com'è il suo modo di fare la spesa? Io la roba che non è a breve scadenza. Vado con la macchina, con mio marito, perché non è che posso portare tanti pesi. Tipo la pasta. Pasta, zucchero e latte. Io questo compro di più. Pasta, zucchero e Farina. latte. La farina, perché ve l'ho detto, qua non c'è il mulino, anzi mio padre era miniere. E io Ah. la farina la voglio come Dio comanda. Quindi Addirittura. cerca anche quella fatta Quella bene, buona, se quella buona. addirittura mio marito l'ho mandato diverse volte vicino a Castronuova, all'Utirzo, a prendere la farina. C'è ancora il mulino là. Sì, là, ma è distante, però. Fa questo Quella è. Sì, sacrificio. sì, sì. Sempre per il Perché bene dei nipoti. è per il bene dei nipoti, dei figli e di tutti quanti noi. Perché oggi come oggi bisogna vedere cosa ti mangi. Poi per altre cose invece. Quelle di facile consumo la prendo di più così, ma quelle che non è di facile consumo non ne uso. Roba, pure roba di scatolame, io non è che faccio tanto uso di scatolame perché sono contro a queste cose. Io preferisco che la roba me la faccio io, ma sono contro. Eppure i miei figli non è che gli piace tanto questa roba di scatolame. Non vuol dare cioccolato, da Nutella, che poi mi mangio pure io con il cucchiaio. Quindi, quali ricette sa cucinare lei? Ma io veramente so fare quasi tutto, diciamo così, e faccio di tutto. Poi, secondo la mattina, quando mi alzo, quello che mi dice la testa prepara da mangiare è l'ingrediente che mi trovo. Che poi, se ti vuoi mettere a cucinare e manca la materia prima, non puoi fare niente. E dei piatti che sa cucinare, c'è qualcosa che le riesce meglio rispetto ad altri? Ma che devo dire, no. L'ingrediente a Dio mi riesce sempre tutto bene.
devo dire la verità. C'è qualcosa invece che non tanto le piace cucinare? Il pollo. Perché? Perché non lo mangio proprio che non mi piace. Ah, perciò? Ma non per questo non mi riesce bene. Se glielo devo fare arrostito, glielo faccio. Se lo devo fare diversamente dalla pizza, glielo, okay, glielo faccio pure. Lo Però fa la famiglia. glielo faccio ai miei figli e a mio marito, però devo dire che la verità non l'ha assaggiato. Né se è buono di sale, né se è salato, né se è dolce. Quindi No. va a occhio A occhio, e così le no. riesce bene comunque. Loro lo mangiano, non dicono niente, però io non lo so che sapore Quindi ha. si Mai presume che assaggiato. sia Sì, buono. come pure ad esempio a Natale, ma forse quest'anno lo devo fare pure a Pasqua. Faccio il tacchino intero, quello pure riesce bene. Ho tanti di quei complimenti per questo tacchino, però io non lo so che sapore ha. Che Perché io, non lo carne mangia? di penne, non ne mangio proprio. E oggi invece cosa ha cucinato? E oggi ho raschiatiere e panna bianca. No, aspetta, stasera devo fare lo raschiatiere e panna Ah. bianca. Oggi ho fatto le rape. Puzzi, sarebbe. Sarebbe? Prima ho dovuto lessare le rape. Stamattina sono andata in campagna a raccogliere le Quindi fresche rape. Fresche, fresche. fresche, perché la verdura deve essere fresca e raccolta. Ha tutto un altro sapore. Sono andata in campagna a raccogliere le rape. Li ho puliti, lavati e li ho lessati. Poi li ho colati, scolati queste rape e ho messo dentro un tegame abbondante olio, aglio e peperoncino, perché a me il piccante mi piace, i peperoncini li mangio. Poi ringrazio a Dio, non mi fa male, il piccante lo posso prendere. Quando sono diventate belle rosse, tutti color d'oro, l'aglio, l'ho buttato sopra le rape, li ho girate, così non si sono sfatte, perché le rape già è una verdura che per niente scuote. Allora, lo faccio così e rimangono belle dritte. Li ho girate e le abbiamo mangiate. E mi ha fatto una bella maglia, poi mi ha mangiato un angelo bucolero. Sempre fatto da lei. Sì, quel del maiale, per carità. Chi l'ha insegnata a cucinare? Ma veramente nessuno. Poi qualche ricetta moderna c'è mia figlia che me l'ha detta, ma quella di prima ho guardato agli altri, io a casa di mia madre non ho mai cucinato, perché io ero l'ultima di 7 figli. E Quindi a non ho casa non ha mai mai, cucinato? mai, mai. E dopo sposata, per necessità mi sono messa a cucinare. All'inizio non sapevo fare niente, però dopo, col passare degli anni, Imparato. ho imparato, sì. Quindi in famiglia lei quando era bambina non No, cucinava, mai, mai, solo mai. dopo sposata ha Sì, imparato. non sapevo friggere nemmeno Quindi è stata un uovo. costretta da Costretta proprio, sì. suo Da mio marito. marito, che se no non potevo mangiare per lui. Impara le nuove ricette? Ve l'ho detto, quelle più moderne, qualcosa di moderno è mia figlia, ma quella è sui libri. Veramente a me mi piace, uso il libro Il Carnagino, di Luigi Carnagino, che è un cuoco che a me piace. Cioè, adesso è morto, poverino, ma. Per le cucine nuove, per le ricette antiche. Per le ricette antiche, veramente, guardava mia madre quando Quindi osservando rimaneva. lei ha imparato. Osservava, però non è che le ho fatto io. Dopo sposate Ha le ho messo in fatte. pratica Sì, ciò sì, che ha guardato da sì, piccola. sì, L'aiuta in cucina? sì. Nessuno, sono sola. È sola perché non ci vuole nessuno, perché Ma io veramente la cucina sono gelosa, devo dire la verità. quindi è tutta sua. È tutta mia cucina. La cucina deve essere mia, esclusivamente mia e basta. Il modo di mangiare di oggi, la dieta alimentare di oggi è cambiata, di ieri, scusi, è cambiata?
Rispetto a oggi? Ma per i giovani è cambiato tanto proprio, sì, perché loro mangiano più salsine, mangiano queste cose congelate, surgelate, Surgelati. cose precotte. Invece io queste cose non le uso perché non mi piacciono. Quindi a casa sua si mangia ancora come una Sì, volta, roba fresca. roba fresca, io voglio roba sostanziosa. C'è qualche pietanza che ormai non si prepara più? Sì, ora scatti la family link, cioè i giovani di oggi non li fanno. Qualche altra ricetta, a parte queste che vedremo dopo? O poi faccio bruscola, ad esempio, manca il feno al giorno di me, che sarebbero i peperoni, crusti. I giovani di oggi non li fanno, però li mangiano quelli. Mangiano fatti dai nonni. Qualche altra ricetta che le viene in Ma anche mente? so macaroni a cannocella, o panacotta, o a cucina mariteat, io quella la faccio sempre il 15 d'agosto. Cos'è sta cucina varietà? A cucina mariteat, comprende tutto il raccolto che si fa durante l'anno a giugno, il raccolto dei cereali, grano, fave, ceci, gerchia. Tutto questo raccolto, poi si mette, si pulisce per bene e si mette a bagno la sera prima. Il mattino dopo, di buon'ora, si mette dentro una bella pendola larga, grande, si accende il fuoco, io la faccio da bagno, accende il fuoco e la metto a cuocere e si mangia ed è buonissima. Si mangia ancora in famiglia sua. A casa mia sì, io la faccio tutti gli anni. Un'altra cosa che faccio più spesso, che gli piace a mio marito, o fa far rapeati, Che sono? che sono sempre le fave dure, poi le metto a bagno la sera prima, il giorno dopo le cuoce, se le mangio pure mi piena mia nipote, e le piacciono. Ogni tanto poi le faccio. O papà questo tipo la facciamo la sera, così, forse fa due forni da stufa e se ne faccio un bicchiere di vino, marito. Papà questo, quella pure è una cosa che si va disusando. Allora, la pietanza che preparerà oggi, che ci darà la dimostrazione, è una ricetta tipica? Sì, Perché? perché questa è una ricetta che viene tramandata da madre in figlio. E continua, la tradizione poi continua e rimane sempre quella. Non è che si cambia l'ingrediente, ok? Quindi è una ricetta Sì, antica. sì. A lei l'ha tramandata sua mamma? A me mia madre, ma a mia madre la mamma, alla mamma la mamma, è una Quindi da cosa, generazione in sì, da generazione. generazione, da diverse generazioni. Conosce qualcuno che questa ricetta la prepara in modo diverso? Ma no, perché ve l'ho detto, la gente non è che ne fa, addirittura ci sono persone che non lo sanno nemmeno che esiste questa ricetta. Quindi è andata quasi persa. È quasi persa ed è peccato, perché poi si dimentica l'origine delle cose e non è giusto. La tradizione, secondo me, ci dovrebbe sempre essere, perché è una cosa bella quando la tradizione continua. Continua. Purtroppo. Questo piatto, la si cucina anche in altri posti o solo... Nei paesi intorno, Si fa. sì, ma di rado quando c'è qualche manifestazione allora la fanno, ma non è un piatto che, tranne qualche vecchietta che li fa perché gli piacciono. Lei ha cambiato qualcosa in questa ricetta o è quella originale di È sua quella mamma? originale, io come la faceva mia madre la faccio io, non ho cambiato niente. Qual è l'ingrediente più importante di questa ricetta? L'ingrediente più importante è la farina e il pan grattato, olio, l'alloro e l'aglio, Quindi praticamente acqua. tutto. Solo che io l'unica cosa che ho cambiato è che nell'impasto ci metto un uovo. Quindi una particolarità sua. Sì, perché ai miei figli la pasta di casa senza nemmeno un uovo non gli piace.
Allora, iniziamo a vedere nel preciso come si prepara questo piatto. Che piatto è? Ci dica lei il nome. Ora scatiere parmigiano. Fritto. Allora, adesso iniziamo a vedere i vari ingredienti, la procedura per preparare questo Va piatto. bene, subito. Dove si prende la farina e si fanno ormai, cioè quando persone si ama mangiare. Se la famiglia è numerosa, ogni testa una gionda di mano. La farina, poi si fa la fondanella, ci vuole il sale, da ora scatiere ci vuole l'acqua tiepida, se no l'acqua fredda. Si mette il sale. Non ve l'ho detto, ci metto l'uovo. Perché ai miei figli, specialmente a Beth che gli piacciono le uova. Poi specialmente a Alex che durante la quaresima fa il Ramadan. Cioè? Per E che lui non mangia carne. tutti i 40 giorni. Sì, e mangia solo la sera. Ah, quindi un fioretto. Sì, diciamo un violetto. Allora. Ma forse è più peccato per me metterci l'uovo, che l'uovo secondo me è precario. Non lo so. L'acqua. E di passaggio. Per ringraziare il nostro signore. L'impasto poi lo raccatiere non deve essere tanto duro, deve essere abbastanza morbido. Ma lavorate tutta a mano? Sì. La pasta che si va fatta a me, mica fa macchia. Pure un pan di Pasqua si lavora fatta a me. Il Pane di Pasqua, corneto, pastezza. Questo tra poco pure si fa. Io devo dire la verità, lo faccio sempre il giovedì santo, che fino al mercoledì lavoro. Ma che lavoro fa? Collaboratrice scolastica, bidella. Quindi va d'accordo con i bambini? Sì. Ma ha lavorato anche con la cucina? E quando ero dipendente comunale sono stata sempre in cucina. Poi è uscita una legge e lo Stato ci ha assorbito. Io potevo rimanere pure al comune, ma ho preferito stare con i bambini. Quindi ha preferito i bambini alla cucina? Sì. No, la cucina adesso il comune l'ha data in gestione ai ristoranti perché non ne ha più cuoca. Eppure avevo comprato tanto di quel materiale quando era
Povera Nesci, quanta soldi su te. È quasi pronta l'impasto? È quasi pronta, sì. Come mi piace mettere così. Che qua c'è. Ne ha vista la sera. Ho già fatto per due fame. Ma la metto a riposare un po' qui. Deve riposare? Sì, che sennò diventa nervosa. Nervosa la pasta? Sì, nervosissima. Deve riposare un pochino la pasta. Sennò diventa nervosa e si distende. Quando vai per fare il bastone, per fare il catene, si ritira. Più o meno quanto tempo deve riposare? È una mezz'ora. Ma è pronto? Sì, per riposare. Sì. Quindi adesso deve riposare così? Sì. Allora facciamo riposare l'impasto. Sì. Adesso devo fare il bastone per fare o roscatiello o cavatello. Una cosa, mi sono dimenticata da cucina, dovevo la prima cosa la pulizia. Vabbè, faccio la pasta di casa, mi metto un chemico, un grembiule, una macatura in ghiaccio, un fazzoletto. Quindi l'igiene è la prima cosa. L'igiene è la prima cosa. Ho pendolo, messo bella verde. Ho pietre quando le levo, se lo faccio quello che gli è pulito pietre. Da suoneta, candeo pietre. E mo sta a dire scatere, una sobrassetta, alcuno conta così che mangio. E ha fatto la cena. Credo già che c'è la carne a proposito. Ho già fatto un rosbif, cresce. Già che c'è questa, un po' già la torta, la metti da posto. Che quella grana, se no, con uno scontro vecchio. Quindi adesso preparati i bastoni. Sì. Adesso ci devo mettere un po' di farina. Dove? Non vedo. Non lo stai niente. Dai il bastone, a pezzettini. Sta facendo tanti dadini. Sì, un dadino.
potremmo... Tengo un po' una capra. Questi sono i famosi Kashkatiel. A uno dei e a due dei diti. Sotto dai mani. Non so perché la lamula nera, ma non le so perché. Che le sono a otto diti. A otto? Sì, sì. Che prima a Sant'Arcangelo i mulini erano pure in campagna, erano i mulini a acqua. Allora stavano là, giorno e notte. Che la farina la usavano tutta, non è come oggi che c'è la pasta secca, non comprata. È sì, sì. Prima tutto a casa si faceva. Sì. E allora facevano loro scatiello, stesse loro, gli uomini si davano da fare i mugnai. E si diceva, vedi, fai lo scatiello alla mulonera, penso che lo scatiello grande, a otto diti addirittura. Lei come li fa di solito? Ma o a uno o a due diti. Eppure sono figlia di mugnesi. Ma mio padre già era in un'altra generazione. Invece il padre, quello pure era un mestiere che veniva tramandato da padre a figlio. Quello del mugnano? Sì, mio nonno era mugnesi. Il padre di mio nonno, il mio bisnonno, era mugnesi. E con suo padre si è finita questa tradizione? Sì, si è finita nel 71. Che poi mio padre era malato e si è finito. Mio fratello non ha voluto fare il mugnaio. Ma oggi i tempi sono cambiati. Sì, e si è persa questa tradizione. Adesso li sta facendo a un dito, giusto? Sì. E quindi può seguire così fino a quando si finisce tutto? Sì. Pure ad esempio d'estate quando andiamo in montagna, ma adesso non ci vado più in montagna perché a me mi fa male la montagna, che soffre di ipertensione, allora si alza la pressione sanguigna e non ci vado. Pure facciamo rascatiello. In montagna? Sì, popaccio e pomodoro. È un tipo di condimento? Un sugo, sì. Senza carne. E certe volte andrò a mettere pure la ricotta tosta, quando vanno bene fare la ricotta tosta. Adesso vediamo come si prepara la mollica. Si prende la mollica di pane, si fa rotolare nelle mani e diventa a pezzettini piccoli. Ci vuole sempre il pane raffermo, non il pane fresco. Quel di 2-3 giorni, se no... Prima quando la facevo mia madre, vedevo il buco nella pagnotta del pane, pensavo che c'erano i topi, erano andati i topi. Avevo paura, non lo volevo più quel pane. Invece era la mamma che preparava la mollica. Sì, la mollica vecchia. E mi chiamava stupida. Ma sta giusto. Ma non lo vedi che ti ha tirato fame negli avoli, che capito. Purtroppo...
Avevo paura, veramente, mica scherzo. Avevo una paura micidiale. Dei topi? Ma io ho paura dei topi, non ho paura di niente. Dei topi ho paura, mi fanno schifo e ho paura proprio. Adesso la devo preparare a friggere. Prendo il segame, ci metto l'olio. L'olio deve essere abbondante, perché la mollica del pan assorbe l'olio. L'olio d'oliva? Naturalmente, io ce l'ho l'olio d'oliva. Mica uso l'olio del negozio o l'olio di semi, non ti amici. Te l'ho detto già prima. Uso esclusivamente roba buona e genuina. No strano. Produzione proprio, dal consumatore al produttore, cioè dal produttore al consumatore. Cosa ci va insieme all'olio? L'aglio, ci metto l'aglio. Poi quando metto la mollica ci metto due foglie di alloro che profumano la mollica. Quindi adesso vediamo rosolare l'aglio nell'olio. Sì. Da pranzo. Lo faccio pesare. E quanto tempo deve soffriggere l'aglio? Fin quando diventa color d'oro. Se non diventa color d'oro. Adesso è pronto. Avete che rumore ha fatto l'aglio? Quando ho buttato dentro la mollica. Quando fa questo rumore vuol dire che è pronto. Sì, l'olio è pronto. E si fa soffriggere la mollica? Sì. Con l'alloro? Sì. Quando diventa color d'oro ci devo mettere un po' di peperone. Dopo devo fare pure due peperoni crusco.
Quando si capisce che la mollica è pronta? Quando diventa color d'oro. Ci metto peperoni in valvola. E quando più o meno si cucinava questo piatto? È un piatto della domenica? Questo era il piatto dei poveri, perché non avevano il formaggio, che non tutti ai tempi di tanti anni fa possedevano la possibilità, avevano possibilità di comprare formaggio, di farlo largo uso come se ne fa adesso di formaggio. Allora lo facevano con la mollica e veniva chiamato il formaggio all'andese, cioè così andese significava come le veniva in testa. Quindi ma la mollica? Per mancanza di formaggio usava una mollica, che ce l'aveva pure il pane. Quindi la mollica sostituiva il formaggio che invece oggi si usa col formaggio? Sì, sì, la mollica sostituiva il formaggio. Quindi la mollica adesso è pronta? Sì, deve bollire l'acqua per cuocere la scatilla. Va. Ed è già fatta a poca scrocchia. In questo momento i rascati sono cotti e li devo scolare e condire. Spegno il gas, ma questa poi è una cucina che si fa al fuoco. Prendo il piatto. I rascatieri sono stati già scolati, ho tolto le foglie da loro perché non le posso mettere sulla pasta le foglie da loro. Adesso li condisco con la mollica. A questo punto il pranzo è servito. Hai visto? Questo. Dunque, ho scolato il rascatiel, li ho conditi e questo è il rascatiel a mollica. Il pranzo è servito. Adesso devo andare a preparare i peperoni cruscuo, popaccio cruscuo, già fa. Andiamo a vedere. Sì. Ho messo l'olio nel tegame. L'aglio in gamete, adesso metto a friggere l'aglio. Quando è pronto, ci metto i peperoni e in un momento fanno, perché quelli poi sono sottili. Come sono questi peperoni? Sono secchi, sono peperoni sempre del mio orto, che poi li inserto e faccio delle catene. E vengono seccati al sole? Ma veramente all'aria, non al sole. Io le metto sotto la tettoia e seccano. E come si conservano? Ma così, come sono delle certe intere, tutte inzertate, con l'ago li faccio. E poi la prendo. E poi quando li friggo faccio un popaccio cruscuo, faccio un peperone in polvere,
E questi peperoni come si mangiano? Da soli o accompagnati con qualche piatto? Preferibilmente fusalemme, pa' salsicce. Non l'hai visto che l'ho messo sulla tavola già la salsiccia? Sì. Perché non cose casera e poi non ci vogliono i secondi sofisticati. Pronto l'olio? Non ancora. L'aglio come deve essere? Color d'oro. Anche qui? Sì. Il segreto è sempre il fuoco. Gas alto? Non troppo alto e nemmeno troppo basso. Se è troppo alto si brucia e rimane cruda la roba. Se è troppo basso ci muore. Quindi una via di mezzo. Sì. Adesso ci metto i peperoni. Sono pronti? Sì, bisogna spegnere che sennò si bruciano. Poi il sale bisogna metterlo dopo, al momento che li mangi. Sennò diventano morbidi i peperoni. Quindi questi sono i peperoni croccanti, detto in italiano. Sì. Poi faccio crocca. Ah! Allora, stasera abbiamo fatto prima orascatiello pamleg, secondo usalem usozezza salsiccia, condor o peperone cruscul. E questo? E la cena. Naturalmente poi un'arancia, sembra frutta nostra ieri. Quindi questa è una tipica cena antica. Antica di prima. Come deve essere la ricetta, un piatto per essere buono? Come si deve presentare? Deve essere cotta a punta e saporito, ben condito. Deve essere condita bene, perché è il condimento che dà il sapore. E come si deve presentare nel piatto la pietanza? Beh, questo è lo scatiere family che si deve presentare nel piatto di creta, quelle dei nostri nonni. Come questo? Sì, questo era proprio di mia madre. Quindi antico? È di prima questo piatto. Sì, mia madre è del 1909. È abbastanza antico questo piatto, è di prima, perché adesso non si usano più questi piatti. E la tovaglia? La tovaglia deve essere di Fiandra. Perché? Come quello presente? Sì, perché il lino è sempre che è una fibra naturale ed è sempre esistente, come il cotone. Però gli antichi usavano di più il lino che il cotone. E la Fiandra è il lino. Quindi questa tovaglia è una tovaglia antica? Non è antica, ma è lino ed è fiandra, perché la fiandra pure è come questa tradizione di ricetta antica, che va tramandata e rimane sempre quella, la fiandra. Piace sempre cucinare? Sì. Ti ritieni brava? Abbastanza. E come lo sai? Perché me lo dicono? Conosci altre donne brave in cucina? E Sì, li conosco. sanno cucinare bene? Ti piace mangiare bene? A me sì. Di buona forchetta? Si vede che sono di buona forchetta. Peso quasi 90 Complimenti. kg. Le fa piacere sapere di saper cucinare bene? Ma mi fa piacere.
Quando me lo dicono, quando mi fanno i complimenti, devo dire la verità. Che importanza dà la cucina? La cucina dà molta importanza, specialmente a una donna. Perché Perché? ti fa sentire, non è il vestiario, gli tacchi, le calzarrete oppure non a rete che ti fanno sentire donna o stare a letto con il marito. E cosa? In cucina ti si senti donna, una donna realizzata, una mamma ti senti. Quindi tuo marito la conquista con la gola? E Sì, con la gola. apprezza la sua cucina? Glielo Sì. dice? Se siamo soli non me lo dice. Però quando ci sono gli altri, lui parla e glielo dice. E i Ti suoi vuoi conto? figli? Altrettanto. Nipoti? Di nipote ce n'è uno che è buona porchetta come me e me lo dice Come la sempre. nonna. Sì, e me lo dice. Nonno, quanto mi piace la pasta asciutta tua. Anna Marisa. Quindi abbiamo qui davanti un piatto, un pranzo, una cena Tipica tipica di di poveri alla sì, fine. questo è Questo è un piatto povero, un piatto quindi povero, sì, è un rascatelli con la mollica sì, è un primo, uso zeps come secondo, quelli fatti in quelli casa, fatti in casa, sì, e i e peperoni. peperoni crusculo. Questo è un piatto povero. La ringrazio per la sua disponibilità. E arrivederci. Io ringrazio a voi per avermi scelto e buonasera. Buonasera, arrivederci. Arrivederci, arrivederci.